radiofonica.com e all'Università per Stranieri per seguire i Nutrition Days dal 3 al 6 ottobre 2013 nel centro storico di Perugia. Seguiteci perché continueremo a intervistare i protagonisti di questa nuova edizione e scoprire che cosa sono i Nutrition Days. Girovagando tra gli stand degustativi dei Nutrition Days abbiamo incontrato Antonella e siamo rimasti rapiti da questi capolavori che hai realizzato. Cosa sono? Sono dei croccanti purissimi, gli ingredienti sono estremamente semplici, ma la difficoltà è la lavorazione che io ho messo a punto da anni e anni. Da quando ero adolescente ho imparato da una contadina sarda. Addirittura, ma qual è il materiale che utilizzi per realizzare questi capolavori? Mandorle, frutta secca, la base è la mandorla che io taglio a fettine sottilissime a mano e poi tosto. E lo zucchero, basta, non ci sono additivi, non c'è glucosio, non c'è niente. Poi lo posso arricchire con altra frutta secca su questa base, per esempio pistacchi, semi di zucca perché qui ho fatto le zucche tostati, oppure nocciole, noci. E ha però solo frutta secca tagliata da me e creo questo amalgama, uno zucchero quindi che si chiama caramello a secco, cioè senza additivi, bollente, poi ci butto questa frutta secca e poi lo lavoro. Ma quanto tempo ci vuole per realizzare questi capolavori che veramente sono meravigliosi? La preparazione della frutta secca impegna moltissime ore, perché lavorarla così come ti faccio vedere, ecco. Da questa materia prima io ottengo tutta questa sfilettatura e ci vuole tantissimo. Poi, siccome sono più di 20 anni che li faccio io, è chiaro che la manualità viene con l'esperienza, però c'è una rapidità nel lavoro perché poi si solidifica molto rapidamente, quindi bisogna, quello che creo lo devo creare in poco tempo. Quindi parti già con un'idea chiara e subito la realizzi? Sì. E poi per lavorarlo, ecco, una tecnica che è particolarissima, uso i limoni non trattati, se possibile di Amalfi, ma insomma quelli non trattati, quindi con la buccia ben asciutta, li uso come materia prima per lavorare, perché gli oli essenziali della buccia, con il calore fortissimo della materia del croccante, cedono i loro oli e quindi rimane, non mi si attacca al limone lavorandolo, quindi io stendo l'impasto con i limoni e quindi rimangono, l'aroma è del limone ma dentro non c'è succo di limone nel croccante, poi lo assaggerete. E girovagando sempre tra gli stand dei Nutrition Days siamo in compagnia di Gina. Chi sei, che cosa siete, ma che meraviglia anche qua! Io lavoro per La Gusta Perusia, che è un'azienda artigianale che lavora il cioccolato, quindi si prepara tutto quello che si fa con il cioccolato, dalle tavolette alle praline, alle creme da spalmare. È un'azienda di famiglia che porta avanti la tradizione che era da una quindicina d'anni. Il fondatore dell'azienda lavorava nella Perugina, quando ancora la Perugina era artigianale, prima che subentrasse la multinazionale, insomma, e quindi si cerca di portare avanti quello che è la tradizione di quello che fu la Perugina una volta, della tradizione, quindi, del cioccolato perugino. Un'eccellenza perugina tra questo percorso che raccoglie un po' quelle che sono le eccellenze umbre. E qual è il vostro segreto? Il segreto è usare materie prime di ottima qualità, principalmente al di là del cacao che viene principalmente dal Centro America, ma poi quello che le nocciole, le mandorle, le nocciole del Piemonte, le mandorle della Sicilia, il pistacchio della Sicilia, quindi prendere la materia prima di ottima qualità e trasformarlo in un prodotto di ottima qualità artigianale. Ma secondo te qual è il prodotto più buono che Augusta Perusia produce? Allora, è difficile dirlo, è tutta una meraviglia, perché solo di praline ne facciamo 65 tipi diversi, le creme, una ventina di creme diverse, e dopo è molto soggettivo. Io sono un amante del cioccolato fondente e per me la tavoletta più buona è il cibo degli dèi, che ha dentro la granella di cacao, è un 75%, ottima da degustare anche con il vino e con il rum, quindi secondo il mio gusto quello, poi ognuno sceglierà il suo, c'è per tutti.
personaggi che abbiamo incontrato ai Nutrition Days, Carla Santucci dell'organizzazione. Sono tanta la presidente. Ma tu pensa, siamo proprio fortunatissimi. Carla, ti chiedo, questa idea di realizzare un evento che riporta la centralità sull'alimentazione e non solo sull'alimentazione in generale, sulle eccellenze, ma sulle buone pratiche di alimentazione, da dove è venuta questa idea? È venuta così, però è venuta perché noi siamo un gruppo di professionisti, quindi ci sono medici, ambientalisti, agronomi, produttori. E quindi ci siamo messi in team per rappresentare le eccellenze dell'Umbria. In che modo? Da un punto di vista storico, da un punto di vista produttivo, da un punto di vista formativo, educativo, anche da un punto di vista sociale. Perché con Slow Food, Slow Wine, con questa alta attenzione che hanno sulla qualità del cibo e sulla quantità del cibo e dell'alcol, ci riportiamo per l'appunto un'attenzione sulle fasce socialmente deboli, anche dal punto di vista alimentare e della fruizione dell'alcol. Quindi è produttivo, sì, perché l'Umbria è questa culla di questi qualità top dei prodotti. Infatti a questo proposito ti volevo proprio chiedere, no? Durante la conferenza ne avete parlato, l'eccellenza alimentare come motore anche di ripresa economica. Assolutamente sì, perché mi dicono i nostri partners che loro sono in crescita, non c'è un'azienda che è in calo. Per esempio i produttori di legumi hanno tutti iniziato 2 mesi prima la produzione, da quanta richiesta c'è. Quindi è un messaggio assolutamente positivo per chi si vuole inserire in questo canale, insomma. Perfetto. Allora, noi ricordiamo che Nutrition Days andrà avanti fino al 6 ottobre, continuate a seguirci perché ne scoprirete delle belle. Ottobre praticamente è il pomeriggio finale che tratta sulla storia della nutrizione, dalla nutrizione dagli Etruschi fino ai Romani fino al Rinascimento. E sappiamo che la nutrizione al tempo degli Etruschi era al top della qualità, sia dal punto di vista del gusto che della salute. Ecco. Quindi le nostre radici, cioè dobbiamo essere orgogliosi delle nostre radici in Umbria, insomma, no? Grazie mille, noi ringraziamo Carla e vi diamo appuntamento con qualche altra intervista sempre qui in giro per Nutrition Days. Continuo i nostri incontri con i personaggi importanti qui a Nutrition Days. Siamo con niente poco di meno che con il segretario regionale di Slow Food Umbria, Maurizio. Ciao Maurizio, voi siete qui per rappresentare quella che è un brand ma che in realtà è anche una filosofia di vita. Ce ne vuoi parlare? Sì, noi qui rappresentiamo, diciamo, la filosofia di vita che è quella di Slow Food, che è oramai diventato un movimento internazionale dove al centro c'è l'enogastronomia, tutto quello che, diciamo, gira intorno al cibo. Noi oggi qui presentiamo i presidi, che è uno dei progetti fondamentali dell'associazione, presentiamo i presidi nostri dell'Umbria, che sono la fagiolina del lago Trasimeno, la fava cottura dell'Amerino, l'immazza fegati dell'Alta Umbria, la roveglia di Civita di Cascia, il sedano nero di Trevi e per ultimo, penso che l'ho citati tutti perché cominciano ad essere parecchi, il cicotto di Grutti, che è l'ultimo entrato. Si tratta di eccellenze? Sì, diciamo, si tratta di... Che cos'è il presidio? Il presidio è un progetto che nasce qualora un prodotto sta scomparendo. Ovvero erano prodotti che magari erano rimasti in mano a pochi produttori o a pochi detentori di questa cosa, come per esempio la roveglia di Civita di Cascia, che ci hanno dietro una storia. Per esempio la roveglia è, adesso vi faccio un esempio, è la nostra amica Silvana Crespi a Civita di Cascia, dopo che ci fu il terremoto, insieme alla cognata andarono a ripulire le cantine e trovarono un vaso con dei semi strani che non sapevano che cos'era e chiesero alla suocera, dice mamma, che una volta alla suocera li chiamavano mamma, ma che cos'è questa? Per carità, questa qui spacca la schiena,
e loro per scommessa l'hanno ripiantata e hanno ritrovato proprio questo prodotto, e grazie a Slow Food, che gli ha dato una grossa mano, è stato rimesso in produzione. Quindi diciamo sono prodotti che poi legati al territorio dove risiedono, diciamo. E in più poi c'è il nostro amico Nicolò, che fa parte del gruppo Olio, perché poi Slow Food cura anche delle pubblicazioni, no? Che, tra cui gli oli extravergini che ogni anno vengono diciamo aggiornati con gli oli migliori, e facciamo assaggiare una piccola degustazione, un test sui vari oli, diciamo, questo, diciamo, quello che presentiamo oggi. Grazie mille Maurizio. E con la pancia piena e la bocca non asciutta, noi di radiofonica.com abbiamo seguito i Nutrition Days e vi ringraziamo per l'ascolto, ci siamo divertiti un sacco, ringraziamo tutti i personaggi che abbiamo intervistato durante questi giorni e vi diamo appuntamento alla prossima per radiofonica.com.